Uno spazio polifunzionale, un luogo di narrazione legato al territorio nel quale celebrare e custodire il fascino di vetture che hanno fatto la storia ed esprimere al meglio la missione del Dipartimento Heritage di FCA, incentrata sulla tutela, sulla divulgazione e sulla promozione dell'inestimabile patrimonio storico dei marchi italiani del gruppo FCA. C'è tutto questo all'interno dell'innovativo Heritage Hub, un ambiente sospeso tra passato e futuro, inaugurato negli spazi dell'ex Officina 81 di Via Plava a Torino, nel comprensorio industriale di Mirafiori. Con la nascita dell'Heritage Hub portiamo qui anche un esempio evidente del nostro patrimonio di idee e innovazioni. L'Heritage Hub rappresenta bene come si sta sviluppando FCA, un'azienda che quest'anno compie 120 anni di storia e che continua ad essere giovane e moderna, perché continua ad innovare e a rompere schemi. Un'azienda che guarda al futuro senza però perdere di vista le proprie radici e i valori sui quali è stata fondata. Perché questi sono i tratti comuni delle vetture che vedete nella rete già. Sono tutte inventate qui a Torino, e questa storia parla di più di un secolo di automobili, ma qui si parla soprattutto dell'innovazione, della visione e della capacità che abbiamo sempre avuto di proiettarci nel futuro. Gli spazi dell'ex Officina 81 sono stati sottoposti ad un'accurata opera di restauro conservativo che ne ha rispettato la natura industriale, mantenendo i colori storici, la pavimentazione in cemento e il reticolo dei pilastri metallici, mentre il nome Hub va inteso nel senso di snodo e crocevia per interconnettere auto, storia e narrazione, come spiegato da Roberto Giolito, responsabile del dipartimento. Eh sì, uno spazio, un tassello che si aggiunge ai musei aziendali, al Alfa Romeo ad Arese, al centro storico Fiat di Corso Dante. È uno spazio al piano zero, al piano terra, dove da un dipartimento di meccanica e costruzione di ingranaggi di una scatola del cambio si è passati a ospitare 120 anni di storia, di cultura torinese. Abbiamo detto il genius loci dell'invenzione, della creatività dei grandi progettisti dei marchi di FCA. Non poteva esserci forse un luogo migliore a ospitare proprio questo punto, questo spazio in un ex stabilimento, l'Officina 81? Sì, questo è un ex stabilimento che in realtà ha già generato i dipartimenti della conoscenza, della creatività, come il nuovo centro stile che dal 2007 è qui all'Officina 83, qui a fianco, il reparto amministrativo con oltre 1.500 persone che lavorano proprio nell'Officina 82, quindi l'81 era il pezzo mancante che prende vita come anima centrale dell'azienda, un posto anche dove interconnettere appassionati ma anche i dipendenti dell'azienda, tutti i loro laboratori creativi, sperimentali e quindi un posto per incubare bene, come dire, un passato glorioso per vedere i prossimi passi. Ecco, ha parlato di lavoro. Quanto lavoro c'è prima di arrivare ad inaugurare un posto come questo? Sì, è un lavoro che prende le prime mosse dall'individuazione del sito, quindi 2 anni anche per, come dire, riqualificare, ripulire. Qui, anche se tutto sembra autentico e come allora, in realtà è stato tutto recuperato da zero, dalla copertura fino alla colorimetria, diciamo così, delle colonne. È un'ossatura che ci permette di far parlare le vetture e non le strutture che stanno attorno. E questo per me è un ottimo binomio. Anche il poco arredo che c'è serve ad associare, a mettere insieme le persone, come i tavoli da 24 metri ciascuno. Mi ricordano personalmente i torni che visitai da neoassunto proprio in questo spazio della fabbrica e che erano disposti longitudinalmente. E poi un tempo di allestimento che riguarda soprattutto la cura delle vetture. È una cura conservativa, nessuna vettura ricostruita, come dire, come se fosse nuova, ma tutto è conservato e preservato per i posteri, quindi un lavoro ancora più accurato per la mia squadra. La sorpresa più significativa riguarda proprio l'inimitabile esposizione di automobili. Oltre 250 vetture, alcune delle quali mai esposte prima in pubblico, ospitate nei 15.000 metri quadrati dell'ex stabilimento dove un tempo si svolgevano le lavorazioni meccaniche dei modelli Fiat. Autentici gioielli della collezione di FCA Heritage dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia, realizzati tra il 1908 e il 2008, che rendono la struttura un luogo di formazione e di emozione. Non sono solo auto, ma sono racconti di persone, quindi mi piacerebbe anche
e dargli un'anima facendoli raccontare da degli alter ego, delle persone che ci accompagnano come ciceroni, questa narrazione appunto così, così varia e così ricca di cose che le persone non conoscono ancora. C'è qualche modello a cui è particolarmente legato all'interno di questa collezione? Beh, ci sono all'interno di questa collezione, non l'ho fatta apposta a inserirle, ma ci sono molte delle vetture con cui ho iniziato la mia carriera di designer, quindi una Fiat Downtown elettrica che fu presentata nel 93 a Ginevra, una tre posti guida centrale, insomma molte di quelle intuizioni sono ancora nell'osservatorio dei nuovi strumenti della mobilità del futuro e mi fa piacere che siano visibili e testabili qui al Hub. L'area centrale dell'Heritage Hub accoglie 8 mostre tematiche, ciascuna delle quali ospita 8 vetture di epoche e marchi diversi, apparentemente lontane tra loro, invece unite da elementi caratteristici e significativi, come ad esempio quelli che accomunano una Lambda e una 1. La Lambda, un'austera torpedo degli anni 20, e la 1 è l'auto che tutti conosciamo degli anni 80 in poi. Che cosa hanno in comune? Perché sono affiancate? Ecco, perché sono 2 delle 8 vetture contenute nel nostro cluster Archistar, cioè le auto che hanno dato delle grandi innovazioni sul fronte dell'architettura veicolo, fondamentalmente su quello che vediamo sotto la pelle della vettura. La Lambda è stata la prima vettura a scocca portante della storia, una rivoluzione all'epoca negli anni 20, e invece la 1 ha introdotto il concetto della monovolume dentro, della modularità degli spazi, e quindi anche lei ha dato un grandissimo contributo a questo tema. Ecco, è il simbolo della modalità in cui abbiamo organizzato le esposizioni di Heritage Hub. Tanti brand insieme, tutti e 3 i brand torinesi, auto di diverse epoche incentrate su un tema comune. Le vetture sono state scelte appunto in base al contributo fondamentale che hanno dato nell'evoluzione di un determinato tema, e le 8 aree spaziano in tutti i diversi mondi dell'automobilismo proprio per appagare i gusti di tutti. Accanto alle auto, abbiamo detto, dalle architetture straordinarie, abbiamo Eco and Sustainable per tutto il tema della sostenibilità ambientale e dei combustibili e delle propulsioni alternative, Small and Safe, vetture che hanno saputo unire dimensioni contenute e innovazioni sul fronte della sicurezza, Style Marks, le auto che veramente hanno scritto la storia del design automobilistico italiano e mondiale, e poi Epic Journeys, le vetture che hanno fatto dei viaggi epici in giro per il mondo attraversandolo da nord a sud e da est a ovest, Rally Hero, la grande epopea dei rally dagli anni 70 e 90, Records and Races, le corse e i record battuti dalle vetture dei nostri marchi, per poi concludere con Concept and Fuoriserie, le auto realizzate in piccola serie o in esemplare unico dai nostri centri stile o con il supporto dei grandi carrozzieri. Con l'inaugurazione ufficiale si è consumato solo il primo passo dell'Heritage Hub, pronto a prestarsi a innumerevoli eventi, diventando anche fruibile al pubblico. Per noi è una fine, nel senso che finalmente termina il percorso di allestimento, di preparazione e di curatela, ma ovviamente anche un inizio, perché si comincia invece con la tematica della fruibilità di questo spazio, che noi immaginiamo sia visitabile dal pubblico in futuro su appuntamento e con delle visite assolutamente guidate che devono aiutare a mediare tra i visitatori e lo spazio, ma che sia anche disponibile per eventi, conventions, team building interni all'azienda, oppure anche utilizzato per delle serate particolari. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta e lo spazio non manca. Possiamo definirlo un museo, anche se è un museo abbastanza tipico? Noi non amiamo la concezione di museo, questo per noi è un archivio tridimensionale, lo abbiamo definito così, perché un archivio è qualcosa che un'azienda, un ente arricchisce progressivamente nel tempo. Non è un museo nella maniera normale in cui un museo è fruibile, perché questo non è un edificio pubblico aperto al pubblico in permanenza e liberamente, ma è veramente la casa dell'azienda. Siamo dentro lo stabilimento di Mirafiori, per entrare bisogna sorpassare i cancelli dello stabilimento, ed è un pezzo dello stabilimento e della sua storia che FCA apre alla collettività.